Il caffè per me è stata una piacevole scoperta perché da giovane non prediligevo il caffè, facevo solamente caffè latte, come tutti noi penso. Poi chiaramente la folgorazione, e dico così perché circa 20 anni fa direi, perché è passato già molto tempo da quando mi sono appassionato, innamorato di questo vegetale, il caffè, perché prima di tutto mi sono innamorato per mezzo di una fotografia, che ho visto quasi per caso, comunque non mi ricordo bene dove, però era su una rivista, e l'ho percepita da subito come qualcosa di a me molto strano, perché mi ero accorto che su quel ramo di quella pianta esistevano in contemporanea tutte le fasi della maturazione della drupa. Cioè, ho visto il fiore, accanto c'era la drupa nera, già andata. Appena più avanti c'erano un bel gruppetto di drupe mature, belle rosse, ciliegie belle proprio, poi quella verde. E noi non siamo abituati, almeno a me mi ha fatto questa impressione, non siamo abituati, noi della zona temperata, degli emisferi temperati, a vedere una pianta da frutto che agisce in questa maniera. Per cui per me il caffè da subito è diventato una cosa, una piacevole scoperta e una cosa da approfondire assolutamente. Volendo entrare poi in questo ambiente, in questo settore, nel mondo del caffè, a me così oscuro, ho dovuto per forza velocizzare i tempi e riuscire a prendere quelle informazioni che al tempo erano un po' avare, il mercato era un po' avaro, non erano proprio ben definite. E per cui frequentando fiere di settore, frequentando eventi, innamorandomi anche degli eventi, già percependo fin da allora che l'evento era qualcosa di molto importante nel mondo caffè. Frequentando purtroppo, io dico purtroppo all'inizio queste fiere di settore, mi sono accorto proprio della completa indifferenza poi verso una tecnologia che era agli albori naturalmente, sicuramente, per quel settore, attenzione, perché noi sappiamo tutti che per fare un buon risotto, per cucinare qualcosa di appetitoso, la mamma magari usa una bella casseruola e fa tutto quanto il suo lavoro, l'arrosto diventa buonissimo. E non è che siccome è diventato buono, però la mamma lo mette via e la settimana dopo lo tira fuori ancora con tutto il bel sughetto, e poi rifà ancora l'arrosto. No, attenzione, bisogna per forza partire con le padelle pulite. Le padelle pulite ti permettono poi di saper estrarre qualcosa di giusto. A volte, specialmente negli ultimi tempi, oserei dire negli ultimi 7 anni, 8 anni, noi ci permettiamo, io e i miei collaboratori fidati e preparati, ci permettiamo di andare a fare scuola. Stiamo facendo scuola ai ragazzi nei corsi di formazione, abbiamo creato anche dei pulì dei, giornate specifiche per la corretta manutenzione delle attrezzature per l'espresso. In questo caso, questi pulì dei, oltre che a fare tutte le nostre belle cose, provare i prodotti, eccetera, insegnare, diamo anche qualche consiglio. E a volte le cose più carine, diciamo, che saltano fuori e che attraggono molto l'attenzione, fanno pensare. E quando porto a conoscenza e dico, mi ripeto a volte, dico attenzione ragazzi, perché se siete i fortunati possessori di una fuoriserie, non è che dopo, chi che sia, Ferrari, Mercedes, quello che volete, Lotus, Lambo, eccetera, non è che quando rimanete senza benzina aspettate il signor Lamborghini o Ferrari, o Maserati, che vi venga a fare il pieno. Attenzione, quella è la prima manutenzione, prima cosa da fare, dovete pensarci voi. Se dopo rompete il tergicristallo, ahimè, sarà molto caro, però dovete chiamare l'assistenza. Con l'avvento degli specialty, sicuramente c'è stata una svolta a livello di assaggio e percezione del gusto del caffè in generale, nel nostro caso in Italia dell'espresso. E questo devo dire ha dato una buona svolta poi al discorso prima manutenzione dell'attrezzatura. Per questo io mi sento in dovere chiaramente di ringraziare prima di tutto un sacco di persone.
vorrei dire in primis, cioè chi mi ha fatto e mi ha aperto gli occhi verso questo mondo sicuramente è stata la SCAE, tempo fa, oggi SCA, perché si sono unite le due organizzazioni. E sicuramente poi non dovrei citare un sacco di gente, però per non dimenticare nessuno e non far torti a nessuno, io sicuramente vorrei ringraziare in primis il signor Gianni, alias Giancarlo Carubelli, mio papà che ha avuto questo intuito nel lontano 61 di lavorare accanto a delle persone del settore e far nascere questa meravigliosa, tanti la chiamano polvere magica, no, è solamente una ricetta ad hoc per la corretta manutenzione dei gruppi erogatori, e questo ci permette poi di poter sorseggiare un buon espresso.